Per votare in sicurezza i protocolli evitano gli assembramenti con percorsi di entrata e uscita separati, ingressi contingentati a garanzia del rispetto delle distanze sociali. Per quanto attiene l'ingresso nel seggio, è previsto che l'elettore debba andarci munito di mascherina, che all'ingresso del seggio è disponibile del gel affinché si igienizzi le mani. Una volta entrato all'interno del seggio, si recherà presso lo scrutatore che lo deve identificare, arretrando di 2 metri per poter spostare la mascherina per il solo fine di essere identificato. Dopodiché rimetterà la mascherina, si riavvicinerà per ritirare il documento e di nuovo igienizzerà le mani prima di ritirare scheda e matita. Si vota, si restituisce la matita e sarà direttamente l'elettore a inserire la scheda nell'urna. Gel igienizzanti in più punti e la sanificazione dei seggi avverrà a intervalli regolari, così come il cambio dell'aria in ciascun ambiente. Le mani sono state igienizzate da parte di tutti gli elettori, quindi non ci sono rischi di possibili contagi che possano derivare dalla manipolazione di alcuni elementi all'interno del seggio. Peraltro, gli stessi scrutatori o componenti del seggio sono tenuti a mantenere la mascherina per tutta la durata delle operazioni, ad igienizzarsi frequentemente le mani, ad areare il locale con una certa frequenza, in modo tale da mantenere sempre attive quelle regole di sicurezza sanitaria che sono state dettate dal Ministero della Salute e vi ricordavo dal Comitato Tecnico Scientifico. Ognuno aspetta il proprio turno, un occhio di riguardo per gli anziani. È stato lasciato ai sindaci la possibilità di valutare delle misure, per poter agevolare l'ingresso ai seggi da parte di queste persone ed è stata offerta da parte del volontariato nazionale la possibilità di avvalersi anche della loro collaborazione. Stefania Trapani, Sky TG24.